video realizzato dalla scuola primaria Imalecco per il progetto Lettura ad alta voce prima di dormire, promosso dall'associazione Imavol. Coda canterina di Guia Risai, illustrato da Violetta Lopez, edizione Topi Pittori. Un giorno, in un paese minuscolo, così piccolo che il nome era più grande del paese, un bambino si svegliò con la coda. Era una coda bella, lunga, robusta, nuova di zecca, non una vecchia coda rattoppata di seconda mano. Quella si vedeva che era appena spuntata e non aveva nessuna intenzione di farsi staccare. Al principio il bambino se l'era arrotolata in vita, sperando che nessuno la notasse, ma la coda era tutt'altro che docile, si imbizzarriva a essere costretta. Schioccava contro le pareti. Il bambino, chiuso in bagno, cercò di affogarla, ma la coda nell'acqua galleggiava, danzava, si mise pure a fare i gargarismi e sempre più forte, finché i genitori del bambino accorsero. «Ivan! Ivan!» lo chiamarono. E poiché in risposta giungevano solo grida soffocate, cominciarono a tempestare la porta di pugni e alla fine la sfondarono. Oh! Nella vasca da bagno, il bambino, immerso nell'acqua fino al ginocchio, aveva perso il controllo della coda, che, ritta e dondolante come un serpente, cantava a squarciagola. E quando son tornato da Ninoshka, una vecchia canzone russa di cui si era perso il ricordo. Il bambino, stanco di lottare, ascoltava. I genitori lanciarono urli, scongiuri e show, che la coda non si degnò di tenere in considerazione. Aveva una bella voce potente, avrebbe potuto incantare il mondo con le sue canzoni, ma i genitori erano troppo spaventati. Chiamarono di corsa l'unico pompiere del villaggio, un ometto con una giubba verde e rossa consumata e un miserabile secchio d'acqua cucito al petto. Questi scosse la testa e chiamò il fornaio, un fornaio tanto modesto che cuoceva solo 3 pagnotte al giorno. Neanche lui sapeva cosa fare e convocò il macellaio, che apriva il suo negozio una volta al mese e vendeva polpettine grosse e nere come olive. Furono mobilitati, insomma, uno dopo l'altro, tutti gli abitanti del paese. Era un paese tanto piccolo che l'appello non durò molto. Arrivò il becchino con le bare invisibili e il tabaccaio con le sigarette tagliate a metà, il fruttivendolo con una mela sì e 2 no e il giornalaio che una pagina la faceva durare settimane. Per ultimo apparve il sindaco con la sua tuba di cartone e propose: «Tiriamo!» Si misero tutti allineati, i genitori, il pompiere, il fornaio, il macellaio, il becchino, il tabaccaio, il fruttivendolo, il giornalaio e il sindaco. Tutti meno il bambino, è ovvio,
che doveva stare attaccato al lavandino per non volare via. «Fa male?» gli chiesero. «No, no», li rassicurava. E quelli tiravano, stringevano i denti, gettavano indietro il capo e tiravano. La coda, da parte sua, non opponeva alcuna resistenza. Stranamente docile, lasciava fare e continuava a cantare. Ben presto il bambino si ritrovò solo, l'unico abitante del minuscolo paese. Tutti gli altri, a furia di tirare, avevano srotolato chilometri e chilometri di coda e stavano percorrendo il globo. Attraversarono steppe, deserti e oceani, montagne e pianure verdissime, poi rosse e infine ancora gialle. E furono a casa. La coda allora misurava esattamente 40.052 chilometri, la circonferenza della Terra. Il bambino, contento di non essere più solo, abbracciò i genitori e tutti quanti. Avevano la faccia stanca, i capelli arruffati e le scarpe consumate, ma parevano felici. «Quante cose abbiamo visto!» E carezzavano la coda che da quel giorno vive felicemente nel paesino più piccolo del mondo, attaccata, anzi, attaccatissima a un bambino.